E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo sempre qui su FIFA. Mi scuso tantissimo se non avete visto la partita contro il Boavista e contro il Midland, ma il file è andato corrotto, io che ci devo fare. Oggi andiamo ragazzi a giocare contro il Brighton. Partita complicata. Contro il Boavista in Coppa se simula. Contro l'Hellas Verona, Torino, Celta Vigo e CSK Mosca. Io vorrei premiare Kovalenko. Lo portiamo in prima squadra? Portiamolo in prima squadra, assolutamente. Poi per ora, per il resto voglio che crescano, possibile. Ragazzi, andiamo a giocare contro il Brighton con questa formazione qui. Comunque ragazzi, stanno crescendo tutti tantissimo. È la prima partita del giorno, io faccio sempre schifo la prima partita. Si comincia! Mamma mia ragazzi, il Rami, Sutalo, coppia che scoppia. No! Palo! Fuori gioco, fuori gioco! Madonna! Ma raga, ottima la palla per Liotti, che è in posizione regolare a quanto pare. Liotti parte in velocità. Liotti gioca dietro. Menez, murato vivo. Bellissima Menez, che col tacchettino l'appoggia per Liotti. Liotti al 40esimo. Partiamo in vantaggio con il gol di Liotti. L'esultanza, vogliamo vedere l'esultanza. L'esultanza, pezzo di fango. Io ho messo ragazzi l'esultanza che fa così. Mamma mia, primo gol in campionato per Liotti. Grandissimo ragazzi. Ancora assist di Menez, che vabbè, è indispensabile ragazzi. Bianchi che la mette alta per Rolando. Gliela mette sul petto Rolando, ancora qui per Menez. Rolando, parata del portiere, palla che esce. Incredibile. Bellissima Mastur, che con una finta la mette qui dentro. Menez, bellissima parata. Incredibile raga, non ho parole. Ma come facciamo a buttare queste occasioni? Cioè raga, incredibile. Via sta palla. Cioè io ragazzi lo sapevo, io ragazzi lo sapevo. Mi devo rispaccare tutto. 92esimo e 30. Partita finita. E prendiamo gol. Guardate. Tu, passaggio. È finita la partita. Oh mio Dio, ma come mai sta cosa? Chissà perché succede sempre a me. Chissà. Ragazzi, partita contro il Boavista, che abbiamo fatto 50 partite col Boavista quest'anno. E anche questo ovviamente andiamo a simulare, anche se è FA Cup. Voglio passare... però la vado a simulare. Simulare, vediamo quanto facciamo. 1-1. Quindi ci sarà la ripetizione. Una partita in più. Prendiamo sempre gol da Paulinho. Segna Bellomo però. Ragazzi, Bellomo ha segnato l'ultima partita contro il Boavista che abbiamo simulato. Quindi voglio premiarlo e metterlo titolare. Comunque Masture sarà in panchina. Vedremo se metterlo in campo. Vorrei portarmi anche Kovalenko. Facciamogli fare il debutto a Kovalenko, raga, al posto di Caicedo, che tanto Caicedo. Eccoci qua ragazzi, loro hanno una bellissima squadra. Mi preoccupano molto Zaccagni, Favilli, Kalinic sicuramente, Benassi mi preoccupa, anche Lazovic. Potremmo puntare un po' sulla difesa, essendo che non mi sembrano dei fenomeni in difesa. Potremmo provarci. Andiamo in campo ragazzi. È tutto pronto ragazzi, la partita comincia adesso. Via sta palla. Oh raga, impensabile raga, impensabile. Cioè io non lo so ragazzi che minchia stiamo facendo. 1-0 Verona. Ma una porta del Verona. Ma ragazzi, ma ci diamo una svegliata. Qua bella Menez. Controlla. Oh, ho capito. Ma che vuol dire? Dai raga, è impensabile. No. Chi ha fischiato? Punizione a caso, gratuita. Sioni non può sbagliarle. 2-0, ok. Va bene, d'accordo. Grande gioco, bravo FIFA. Fallo inesistente, Bianchi, vedi qua. Menez che è velocissimo. Menez, dai almeno tu. Cioè raga, incredibile, mi ha recuperato, Bianchi. Rolando, palla fuori. Prima vera occasione che abbiamo avuto. Incredibile. Ok raga, abbiamo l'ultima occasione. Krisetig, va di qua. Liotti, ancora Krisetig. Nessuno che fa un taglio. Incredibile. Dentro Menez. 2-1 raga, 2-1. Piglia sta palla, tanto vabbè, è finito. Raga, ok, riapriamo la partita. Va benissimo così. Io raga, adesso voglio vedere una squadra che dà l'anima in campo. Voglio vedere Bellomo, prova una finta, un dribbling. Col tacco. No, troppo lunga, cavolo. No. Ogni tiro che fanno gol. Ma mai che pigliano palo, mai. Ancora Kalinic. Cambia gioco. 4-1. Simulo tutto. Ciao. Chi si è visto.
Non me ne frega più niente, andiamo al risultato. Incredibile. Comunque, ragazzi, ho provato a cambiare dei ruoli a qualcuno. Vediamo lui, difensore centrale, diventa un 58, fa un bel più 2 di overall. Niente male. Poi, ragazzi, ho provato a cambiare lui da CC a COC. 62. Interessantissimo. Poi, ragazzi, lui che è un po' scarsino, gli do una possibilità. Se fa un bel botto, lo tengo. Se no, comunque, raga, 50, non abbiamo bisogno di lui, lo diamo via. Vediamo, difensore centrale diventa un 52. Vabbè, ha 15 anni, però, raga, teniamolo ancora. E lui, raga, la stessa identica cosa. Terzino sinistro, 17 anni, difensore centrale diventa un 56. Fa il più 1. Guardando nella rosa, praticamente ne abbiamo molti giocatori in prestito, tipo Carrasco, Valenti, che non voglio andare a richiamarli. Però ci sarebbe questo Pasquini qua, che ragazzi è un 72. Andandolo a richiamare comunque un buon tassello, potremmo andare a ingranare. Però non lo so sinceramente, perché non è, cioè non andiamo a comprare, cioè non sarebbe realistica come cosa. Però ragazzi, intanto possiamo andare a richiamarlo. Al massimo lo cediamo a gennaio, ce lo teniamo da ora che siamo a dicembre mi pare. Fino a gennaio ce lo teniamo nostro. Poi andiamo a comprare qualcun altro. Andiamo, ragazzi, a richiamarlo. Quindi, ragazzi, andiamo a simulare contro il Boavista. Ti prego, ti prego, ti prego. All'andata 1-1 era finita in casa nostra. Quindi loro hanno pure lo scontro diretto a favore. Vediamo quanto facciamo. 2-1. Passiamo così con gol di Pasquini e gol di Dennis. Il tank Dennis e Pasquini, raga, la schiaffano dentro. Ragazzi, come potete vedere, abbiamo partite attaccate. Torino, poi dopo 2 giorni, abbiamo 2 giorni di riposo. E abbiamo il CSK Mosca e poi 3 giorni di riposo a Celta Vigo. Raga, davanti deve per forza riposare Menez, perché lo vorrei tenere la prossima partita contro il CSK Mosca. Quindi, raga, vado a mettere titolare Vasic. Ok, questa è la formazione che voglio andare a schierare. Cioè, mi tocca fare turnover contro il Torino. Eccoci qua, ragazzi. Partita difficilissima. Siamo al granillo contro il Torino. Vinciamo sta partita. Prima ancora Marcucci. Mastur appoggia. Bianchi. Sterza. Bianchi. Centrale. Il Gallo Belotti fermato, incredibile di Chiara Belotti, palla alle stelle. Mamma mia, prima azione del Toro. Mastur va di qua, Bianchi. Perché? Perché a lui. Oh! Sì! Incredibile, raga! Difesa scandalosa del Torino che se lo divora, raga. Fa una cavolata, grandissimi, raga, partiamo in vantaggio 1-0 Vasic. Oh, che stai facendo? Anchi, se l'allunga un attimo. Dai, raga, ma come si fa a non dare un fallo del genere? Scusami, cioè. Tiro, Plizzari para. Partita molto difficile dentro. Mamma mia, raga, mamma mia, il Gallo Belotti. No, 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 no,
per Caicedo, che va di prima, va, sì, c'è ancora Caicedo, la falta, Caicedo a cercare Hakim, Mastur, si butta la Van Persie, non va, per Vasic! Palla fuori, Vasic, di qua, Bianchi! Bianchi, incredibile! Bianchi! Mamma mia ragazzi, Bianchi! E ora sapete che vi dico, metto un furgone dietro, tutti dietro! Raga, non mi sento tanto bene. Mi gira un botto la testa. Madonna, mi ha urlato troppo forte Bianchi. Ragazzi, c'è il debutto ufficiale di Kovalenko al posto di Caicedo. E tanto Caicedo, cioè Charpentier. Vedi di qua Mastur. Mastur che manda Kovalenko. La mette dentro, non va. Oddio, Kovalenko, che sprint che ha fatto. Buttate fuori sta palla. Buttatela fuori, grandissimo. Ancora Kovalenko, allora prova a ripartire. Kovalenko, riparte lui. Kovalenko, no. Brutta palla, Kova. Iotti che cambia tutto a cercare ancora Kovalenko. È stanco già. Bianchi, si gira. Bianchi la botta, non va. Fischia alla fine. Portiamo a casa la vittoria contro il Torino. Mamma mia, il granillo in fiamme. Sembra che al pubblico non gliene freghi niente in realtà, però va bene così. Ragazzi, è arrivato l'osservatore. Lui lo ingaggio. D'Agostino... mi aspettavo qualcosina di meglio, però è buono lo stesso. Oh mio Dio, Giuseppe Di Stefano vale 700.000 euro. Ingaggiamolo assolutamente. Lui lo rifiuto e lui...
possiamo ingaggiarlo al massimo, se non ci piace lo mandiamo via, un portiere, abbiamo bisogno di un portiere così. Ok, dai, ingaggiamolo. Tanto lui, Aro, ragazzi, me lo ingaggi in prima squadra. Giordano, aspetterei ancora un attimino per lui. E poi gli altri, vediamo se crescono. Ragazzi, volevo fare anche un'altra cosa. Peli aveva il potenziale per diventare speciale. Bensì non è salito nemmeno di uno in 3 mesi. Secondo me cresce molto di più stando qua con noi che stando lì con quelli là. Quindi richiamiamoci Peli. Oddio, cioè solo a richiamarlo 65. Cosa, scusami? Cioè, ok, ragazzi, solo richiamandolo è arrivato a 65. Ragazzi, partita contro il CSKA Mosca, andiamo a giocare. Raga, loro sono forti. L'ho già inquadrata diversamente sta partita. Coppola che rimane lì dentro. Plizzari, no raga, rigore. Rigore. Rami commette calcio di rigore, ammonito pure. Ci sta. Ci sta, raga, ci sta. L'ha ucciso. Boh, raga, ci sta. Spiazzato. Ma perché mi butto subito? Io non lo so. Mi butto sempre prima. Fernandes, Rami, palla che rimane lì. 2-0. Cioè, io boh, raga, non lo so. Raga, quando le partite sono così, tu non puoi fare niente, non puoi fare niente. La stessa identica fisionomia della partita contro il Verona. No, 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 no. Plizzari miracolo, palla che rimane lì 3-0. Finisce qua, raga, la partita. Finisce qua, raga, la partita. Andiamo al risultato, finisce 3-0 alla fine. Ottimo, perfetto. Posso manco urlare che, raga, c'ho mal di testa, veramente evito. Questa qui, ragazzi, è la partita contro il Celta Vigo. Metto Stavropoulos che ha la lucidità bassa che non stiamo facendo giocare, però lo voglio far crescere, quindi raga, mettiamolo assolutamente. Dentro Pasquini e Ribas. Noi vogliamo solo vincere, vincere, vincere. Il granilo, raga, pieno di gente. Filtra dentro Menez, palo incredibile. Non ho parole, io non ho commenti da fare. Dopo 9 minuti, palo incredibile. Bianchi, bianchi, bianchi. Rivas 1-0, cambio che dà la svolta alla partita e andiamo in vantaggio, sì, col riso, senza lattosio. Oh mio Dio, ovviamente indispensabile anche qua Bianchi come al solito, che raga è fenomenale, ancora lui assist. Menez, Menez, pare che rimane lì, non ho parole, che cosa ha combinato Menez? Rigobertino, Rivas, mamma mia raga quanto è forte anche Rigobertino, Rigobertino, vedi qua, Jeremy Menez, 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 2-0, 2-0, come on guys. Crazy Pig, Rivas, Rivas, Menez, Menez per il 3-0, per il 3-0. 0, 3-0, tutti a casa, vinciamo la partita. E ragazzi, Menez, mamma mia che giocatore, ma ancora chi ha fatto l'assist? Ancora Rigoberto Rivas. Ragazzi, questi cambi fatti, andiamo a simulare, dai, tutto, 3-0, stiamo tranquilli, vinciamo 3-0 alla fine. Bene ragazzi, questo video termina qui. Spero che vi sia piaciuto, lasciate un milione di like, veramente se non arriviamo a un milione di like non porto il prossimo episodio. Quindi ragazzi, da Bembo Regina è tutto, ciao a tutti!